Dio è il tesoro della mia vita. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi, Matteo 13, 44, 52. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Amen. Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico in Matteo e vediamo queste ultime tre parabole. Ma io vorrei concentrarmi oggi soprattutto sulle prime due, di come Gesù paragona il regno dei cieli, dapprima un tesoro nascosto nel campo che viene trovato e poi a un mercante che va in cerca di perle preziose e ne trova una di grande valore. Innanzitutto riprendiamo tutto questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, sta parlando ai propri discepoli e vuole spiegare ciò che non si vede, ciò che il mondo dice che non esiste. Quante volte anche oggi noi viviamo in una società dove dicono: lasciate perdere Dio, non tirate più fuori queste storie, la Chiesa ci ha riempito la testa, riempito di favole, per soggiogarci dobbiamo avere la mente libera, uno spirito libero, senza più nessun Dio, nessuna religione e fede. Gesù vuole essere concreto e parlare di ciò che non si vede in un modo quotidiano e che è vicino alla nostra stessa vita quotidiana, quella che noi viviamo ogni giorno. Ecco che si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono state guerre nel passato, c'erano ancora a quel tempo, e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche, soprattutto i più poveri, e allora cosa si faceva? Si prendevano tutte le cose preziose e si seminavano in un campo o dove in mezzo alla natura non era facilmente visibile, anzi per nulla visibile. Ecco che Gesù sfrutta una situazione che quando capitava era una grande gioia per il contadino, per l'agricoltore, per quella persona che poi scavando nella semina o per altri lavori trovava questo tesoro. Gesù dice: come a volte può accadere a voi di trovare questa eredità grandissima nascosta dentro un tesoro, così è il regno dei cieli. Quando voi lo trovate,
Il vostro cuore esulta di gioia. Quando voi lo trovate, è talmente forte il valore del regno dei cieli che tutto il resto passa in secondo piano, in seconda importanza. Carissimi amici, quando incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, vedendo che noi siamo aperti e disponibili a Lui, ecco la scoperta del tesoro. E questo tesoro è impareggiabile, tanto che questa persona che ha trovato il tesoro nascosto nel campo, lo nasconde pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo dove c'era il tesoro. Ecco l'incontro con Gesù. Quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, il regno dei cieli, perché è la mia perla preziosa, di grande valore. Niente è pareggiabile a Lui, niente è come Lui. Dio mi riempie, Dio mi conosce, Dio mi guida. Ecco perché è davvero il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora invochiamo anche oggi il meraviglioso dono dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà il Consolatore. Solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, solo Lui ci fa incontrare la persona di Gesù. Solo lo Spirito Santo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore, ma soprattutto ci consola, ci porta al Padre. Vieni Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore nella mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa. Benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro, che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare con Te. E a Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, e allora proclamiamo oggi questo bellissimo slogan: Dio è il tesoro della mia vita. E come gesto di fede profetico, se ancora non è tutta questa gioia nello stare con Lui o nell'averlo incontrato, vi invito a dirlo in casa, con gli amici, coi parenti, dillo, scrivilo anche via messaggio. Dio è il tesoro della mia vita, Dio è la mia gioia. E vedrete che evangelizzando si impara ad evangelizzare, ma soprattutto portiamo la gioia, quella che ancora ci manca, in mezzo a noi. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Cari amici, nel tempo estivo, precisamente domenica 20 agosto, avremo una giornata qui a Strona chiamata Relax in Cristo, nella quale vogliamo offrire, come Gesù stesso ha detto ai Suoi discepoli, venite in disparte e riposatevi un po'. Offriamo una giornata dal mattino fino al tardo pomeriggio verso sera per stare insieme, pregare insieme, mangiare insieme, meditare la parola e trovare un tempo staccato dalla frenesia del mondo, perché il nostro cuore, quando riposa in Lui, trova la pace, la serenità ed è pronto per riprendere ogni nuova attività. Iscrivetevi sul nostro sito web Relax in Cristo, domenica 20 agosto. Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, Signore.
La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi di oro e di argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi.